Questa volta ce l'ho fatta. Si tratta di una vera signora, così riservata, così timida, eppure io sono riuscita a strapparle un appuntamento. Ah sì? E come, come? Classe, distinzione e soprattutto savoir-faire. I profumi francesi fanno sempre il loro effetto. Savoir-faire è una dote che lei non avrà mai. Ma come vuole che una donna si interessi a lei con quella faccia, quella figura e soprattutto con quella pancia? Ma lo sa che una quercia ci mette 500 anni a raggiungere la sua circonferenza? Ah sì? Ci vuole la dieta, caro amico. Io l'ho fatta la dieta, solo che sono aumentato di 5 kg. E come mai? La facevo dopo i pasti. Amo mio, Amalia, tesoro. Oh mio Dio, Gerardo, che imprudenza. È un'imprudenza che mi rende l'uomo più felice del mondo. Amalia, che io resti accecato dalla luce dei tuoi occhi. Oh, Amalia. Oh, Gerardo, ho tanta paura. Se qualcuno mi vedesse qui... Ma te l'ho detto, amore, non c'è nessuno, ho mandato via tutti. Oh, siamo proprio soli, soli, soli. Come nel deserto. Papà! Oh, papà! Aiuto, papà! Aiuto, papà! 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 Papà, hai anche un figlio? Sì, io. Ma no, no, cara, non è mio figlio, è mio dipendente. Allora, sei convinta che è stata tutta una coincidenza? Sì, cara. Io non ho colpa di niente, è quel pazzo che mi perseguita, che ha rovinato tutti i nostri dolci incontri. Andiamo a bere una coppa di champagne? Mm-hmm. Aspetta che chiudo la capote. Ah! Ah! Papà! No! Ma c'è la mammina! No! Ma mi è successo una cosa terribile! Perché? Che perché? Che perché? Che prima perché? Che prima chi mi voleva mangiare? Amalia, lasci io mi voglio mangiare! Amalia, non te ne andare! Amalia, ma si tolga di mezzo lei! Quanto gentile. Sai, vorrei sposarti davvero. Cosa dici, sciocchina? Ma non ci stiamo sposando adesso. Già... Ani sole delle formalità. Senta... Che c'è ora? Senta, io ci ho ripensato. Io questa storia del... matrimonio finto, del vagone letto. Io vado di là e gli dico tutto, ecco. Lei ha fatto un patto, signorina Kitty. Io ho riscattato le sue cambiali. Se le riprende. Proprio tardi, Otto Kreuz ha una parola sola. Ma, senta, per favore. Mi sono trovato in aperta campagna vicino ai binari del treno, sopra un mucchio di paglia. Gerardo, mi dica che questa volta mi crede. La prego, me lo dica. Un momento, calma, ricapitoliamo. Sì. Dunque, lei ieri si è sposato con una certa Kitty. Sì, signore. E dove? Al municipio di Castellecchio. Al municipio di Castellecchio. Sì, certo. E com'è, com'è questa Kitty? Ah, bella, deliziosa, un bocciolo. E ha sposato lei? Sì, signore. Boh. Poi è salito sul treno dove le hanno rapito la moglie e hanno tentato ripetutamente di ammazzarla. Sì, 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 proprio così, proprio così. E lo hanno buttato dal treno? Già. Cosa fa? Prima cosa, telefono al municipio di Castellecchio. Oh, grazie, grazie tanto, signor Gerardo. Pronto, vorrei parlare con Castellecchio, il municipio, grazie. Grazie per la fiducia e grazie anche per questo bel vestitino. Mi sta proprio bene, guardi un po' così, agore, glielo restituirò. Pronto, presto. Pronto, parlo con il municipio di Castellecchio. Sì, scusi, nella giornata di ieri si è sposato da voi il signor Leo Bottini? Come? Ah, bene, 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 grazie. Dunque, lei ieri si è sposato? Sì, ha sentito, glielo hanno detto. Con una certa Kitty. Sì, la mia Kitty, ah, finalmente dopo tanto tempo sono riuscito a sposare la mia Kitty. Pronto? Parlo con il manicomio. Pronto, sono Gerarduccio tuo. Come? Finalmente sei solo in casa, non c'è nessuno, nessuno. Ma vengo subito, cara. Ma no, non temere, non mi riconosceranno, non prenderò la macchina, prenderò un tassì, va bene? Ciao, volo. Taxi. Un cliente. Presto. Via delle Tuberose 43. Ma perché diavolo vi siete fermati? Perché ci dimenticammo di controllare il peso, se no rompe le molle. Quanti chili pesa lei? Ma insomma... Presto, presto, via, ancora più presto che può. Presto, vada, vada. Calma, lo sportello. Gentile signora, le faccio notare che questo tassì è mio. Ah! Gerardo! Ah, no, Gerardo! No, è la provvidenza che la manda, Gerardo! Ma presto, che... corra, correte, correte, via! Ma che presto è presto, lei supera il peso, giù, giù, scenda! Ecco, su, bravo, scenda, scenda subito! No, Gerardo, tutti mi vogliono uccidere! Presto, correte! Tutti mi vogliono ammazzare, Gerardo, Gerardo! Ah, sì, eh? E magari le sparano anche dietro, c'è vero? Che Gerardo, Gerardo! Ma stia ferme, mantenga le distanze!
Presto, correte voi altri! Ma che presto è presto, più di così non si può! Il motore è in rodaggio, scoppia! Pago io se scoppia! E allora lo vogliamo fare scoppiare? E facciamolo scoppiare! Chi è? Amici. Avanti. Sono io, papà. Ancora lei, ma mi lasci in pace. Chi è? Sempre amici, sono sempre io, papà. Ancora lei, ma che cosa vuole? Papà è convinto adesso. Di che cosa? Che tutti quanti mi vogliono ammazzare, tutti mi vogliono uccidere. Ma che ucciderla? Vuol capire che si è trattato di uno scontro? No. La verità è che quando io sono vicino a lei sono sempre sfortunato. Imbecille, si considera licenziato. Posso andare? Ma sì, se ne vado. Grazie. No, non posso. Ma la vuole smettere di bussare? Ma non sono io, è la porta! La porta, oddio, sia maglia, non voglio che mi veda in queste condizioni. Avanti. Avanti. Leo Puccini. Sì? Da questa parte, prego. Ah! Papà! Papà, guardalo, papà, mi vuole ammazzare, guardalo, papà, mi vuole ammazzare, papà! Oh, papà! Ma chi la vuole ammazzare? Noi! Ma insomma, Bottini, la vuole smettere una volta per sempre con queste buffonate e vada a farsi ricoverare in un manicomio criminale! Ecco qua, signorina. Come vede, stanno abbastanza bene. Oh, Kitty. Oh, Leo, ma come ti sei ridotto, amore mio? Oh, Kitty. Tutti mi vogliono ammazzare, sai? Anche qui mi perseguitano. Classico shock post-operatorio. Delirio, vaneggiamenti. Ma è grave. Ma certo no. Che è grave, Kitty. Ti prego, almeno tu credimi, sai? Credimi. Oh, sì, caro, ma ci saranno delle conseguenze? No. Nessuna, per carità. Ho fatto un miracolo chirurgico. Pensi? Che lui si era rotto il naso, allora io ho preso un lembo di pelle dal signor Leo, l'ho rivoltata e gli ho fatto una magnifica plastica facciale. Ah, con la pelle del mio! Che schifo! Sulla mia faccia! No, dottore, questo non doveva farlo! Quello che mi preoccupa è che la pelle era tatuata e forse ci resteranno dei numeri, sì, come una formula. Beh, comunque, meglio una formula che il naso rotto, non le sembra? Sì, già. Andiamo. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Rieccolo, papà! Rieccolo! È uno di quelli che mi vogliono ammazzare! Adesso voi dovete morire. Io? Perché? Il destino che prima era scritto sul suo retro, ora sta scritto sulla vostra faccia. Voglio i dormeggi, papà, via! Oh.